qual è la vostra intenzione? Sì, allora io ovviamente sono ripartita da una figura che esisteva già in passato e che ovviamente aveva un ruolo magari diverso rispetto ai tempi odierni, ma che certamente aiutava, come dire, la sanità nell'approccio all'infanzia e all'adolescenza. Noi oggi ci troviamo ad affrontare tutta una serie di problematiche, alcune ve le ho descritte, quindi dal tema per esempio delle patologie psichiche, non ho per esempio parlato di fenomeni come il bullismo, ma anche quello è un fenomeno molto ormai diffuso sia nella scuola di infanzia che nell'adolescenza, quindi potrebbe essere un punto di riferimento. Sul tema delle dipendenze, quindi avere la possibilità per i giovani di confrontarsi già in giovane età con chi può dargli consigli sul tabacco, ma purtroppo anche sull'abuso di alcol e purtroppo anche di sostanze stupefacenti, perché i ragazzi ne vengono a contatto in mille modi, frequentando gli ambienti insomma così ludici. Su questo tema, sul tema della sessualità, anche lì è importante che i ragazzi abbiano un confronto con esperti, non si affidino solamente a notizie che trovano su internet non verificate. Ho accennato ad altri temi, insomma, ecco, anche le diagnosi precoci, per esempio per quanto riguarda l'infanzia, soprattutto diciamo che non può essere il genitore da solo sempre a scoprire se il bambino ha qualche malattia o qualche disturbo. Diciamo che l'ideale sarebbe sì, sarebbe esattamente l'infanzia, ovviamente con dei target diversi, quindi secondo me va anche strutturata in maniera diversa a seconda poi della finalità che ti vuoi porre. Parliamo di un medico o di un team? Io diciamo sto cominciando a studiare questo, esatto, secondo me in base ai periodi della vita del bambino, per esempio nell'infanzia starebbe bene anche una figura come un pediatra, mentre nel periodo successivo probabilmente una figura più con competenze anche psicologiche e o la possibilità di figure che si alternano, non troppe, perché comunque tutti i bambini e ragazzi hanno bisogno di figure di riferimento. Capite che è un tema delicato naturalmente, perché devono essere persone estremamente qualificate. Io ho cominciato ovviamente da poco, però è un'idea che tra le varie idee innovative, tra virgolette innovative, perché insomma era una cosa che già esisteva, quindi di innovativo potremmo dire che è ben poco, però il tema è la presa in carico delle fasce diciamo fragili, e si parla sempre di anziani, però non capisco perché non si parla mai dei giovani e dei giovanissimi, che invece secondo me hanno bisogno di essere seguiti, non può essere solo la famiglia. Oggi sono problematiche anche la dipendenza dai telefonini, per esempio, ne stiamo dicendo alcune, ma le problematiche sono tante, non possiamo pensare che i genitori da soli facciano fronte a tutte queste problematiche odierne più quelle passate, ma diciamo che probabilmente sarebbe meno costoso di dover poi curare diciamo dipendenze da tabacco, da alcol, patologie psichiatriche diagnosticate in ritardo, errori anche insomma dal punto di vista della gestione della vita sessuale di tanti giovani che non sanno neanche come funzionano i presidi di contraccezione. Insomma, quando andavo a scuola io, il medico scolastico faceva anche i vaccini. Esatto, anche su quello ci potrebbe aiutare ovviamente. Il tema dell'offerta attiva, per esempio, è uno dei migliori strumenti per ottenere coperture vaccinali alte senza necessariamente imporre, ma offrendo semplicemente l'occasione di vaccinazione, che è un problema per tutti, anche per gli adulti, onestamente non solo per i giovani. Ministro, rispetto a una legge quadro per l'infanzia, Si sta pensando a qualcosa di concreto? Questo potrebbe essere anche un pezzo di questa legge quadro, quindi stiamo un po' raccogliendo pezzi diciamo di leggi che già esistono per renderle un attimino uniformi, inserendo dei segmenti di innovazione. Potrebbe essere anche una delega, sto ragionando, perché capite che comunque è un tema molto grosso che ha bisogno di un contributo da parte del Parlamento, di una discussione approfondita, proprio perché dobbiamo delineare una nuova linea che in questo momento diciamo è tracciata forse un po' nella mia mente, però ha bisogno di essere concretizzata. Grazie. I contratti di formazione, c'è qualcosa di concreto? Noi abbiamo già una bozza, ci sono già, di concreto ci sono già diverse bozze, il Ministro della Salute ha una sua bozza, che è una bozza che prevede un contratto unico. Noi non siamo quelli che portiamo avanti i doppi canali e io non credo assolutamente all'utilità di un doppio canale. Certo, dobbiamo immaginare un periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo modello, questo è ovvio, ma con l'obiettivo di un unico canale. Diciamo, per me il modello diciamo, come dire, a cui ispirarsi maggiormente è il modello tedesco, che chiaramente è diverso da quello italiano perché è diverso il modello sanitario, però il concetto è quello. E quindi c'è una nostra bozza, c'è una bozza delle regioni che è stata già discussa col MIUR la settimana scorsa, adesso avremo un altro incontro col MIUR, quindi stiamo andando avanti. Secondo me in un paio di mesi troveremo un testo, forse pure prima, da sottoporre all'esame del Parlamento.